piacere di tornare a Treviglio, dove incontro gente appassionata della lettura, dell'accostamento, dell'approfondimento, del darash, della ricerca della parola nel testo. Avrete visto sulle dispense, è la prima volta che lo faccio proprio nella prima pagina, ho presentato le fonti sia per una lettura ebraica che per una lettura cristiana. Prima trovate la Bibbia ebraica Stuttgartensia, che è il testo ebraico critico, l'edizione critica, giunta alla quinta edizione, che è il testo base. Trovate anche questo strano Mikraot Gedolot Aketer Sefer Bereshit, parte seconda, perché è quella che riguarda i capitoli 25-19 e 50-26, che è la raccolta dei testi composti dai principali commentatori ebrei. Questa è un'opera interessante, oltretutto perché è il primo testo che esce tenendo presente non solo l'edizione critica, il testo manoscritto di il Codex Leningradensis B, che è il testo base, il codice che si trova al Museo di San Pietroburgo, ma anche il più antico codice di Aleppo, dato in parte distrutto, che gli studiosi dell'Università Ebraica di Gerusalemme stanno ricostruendo. Ecco. Non è ancora uscito tutto questo, i volumi che sono usciti li ho, gli altri li mettete, devo aspettare che... Ecco. Poi trovate la 70. Nell'edizione critica, di solito viene citata l'edizione Ravs, quella più comune, anche perché è in un volume solo, ma Göttinger sta facendo per la prima volta un'edizione critica della 70, che tiene conto non solo di un manoscritto, ma anche di un altro manoscritto. Non è ancora uscita tutta, comunque vedete, quella sulla Genesi c'è già dal 74. La Bibbia dei 70 è accessibile anche in una traduzione italiana, come vedete, non è ancora edita tutta, però il Pentateuco c'è. Così c'è, tradotto dal francese, l'edizione, la biblioteca di Qumran, le variazioni di Qumran, quindi uno può anche trovare, qui per Genesi è già uscito, è un'edizione bilingue, perché porta il testo originale e la traduzione, e quindi anche i testi di Qumran. Poi trovate dei testi che sono testi che portano dei targum, ossia quelle letture che in realtà non sono traduzioni, ma sono delle interpretazioni, delle esegesi del testo in aramaico. Importanti perché ci dicono come veniva letto il testo ebraico in epoca antica. E qui, per esempio, vedete il Targum del Pentateuco, in questa edizione in francese di Genesi, e in inglese si trovano i due Targum fondamentali, Neofiti I e Targum Pseudo Jonathan. Il Targum più importante però è il Targum di Onkelos, che vedete citato sotto. Ecco. A livello ebraico è importante il cosiddetto Midrash Bereshit Rabbah, pubblicato anche in italiano, e il commento, ecco questo, di Rashi de Troyes, dove si trova il commento di Rashi e il Targum di Onkelos, che questo tradotto in italiano. Non ho messo, l'ho messo qui, l'ho aggiunto dopo, quindi per avere i testi delle antiche versioni greche, perché quando la 70
viene vista, non era l'origine, ma viene vista come la versione dei cristiani, non era dei cristiani perché in realtà l'avevano fatta gli ebrei, l'Alessandro d'Egitto sui manoscritti originali, eccetera. Ma quando di fatto i cristiani usano questa Bibbia, gli ebrei, per prendere questa istanza, gli ebrei di lingua greca, ecco, ci sono state tre traduzioni: Aquila, che è la traduzione del nome Onkelos, ecco, Simmaco e Teodozione. Però noi di queste troviamo sempre di Teodozione e Daniele, delle altre ci sono giunte le citazioni, quello che è rimasto, in un'opera del 1875, che però pensate si può scaricare in internet, di Field, Origenis Exaplon, delle esaplà di Origene che sono rimaste, sia delle antiche interpretazioni greche nell'Antico Testamento, frammenti in due volumi, pubblicata nel 1875 e ripubblicata nel 1964. E questo, come ho detto di prova, siete preparati direttore, queste sono le fonti dove si trovano i testi. Ovviamente è chiaro che se ne potrebbero aggiungere altri commenti medievali, per esempio il commento al Pentateuco, non ho messo tutto, il commento al Pentateuco di Ezra è fondamentale. Lo trovate però nei microfoni, ecco. Questo perché non l'avevo mai messo una lista così, ma è giusto almeno far sapere dove si attingono i testi. Ecco. Evidentemente questi testi sono tutti testi che un biblista deve consultare, quindi non sono solo testi così, ormai sono accessibilissimi attraverso tutti gli apparati digitali, eccetera. Entriamo, non sto qui adesso a dirvi la biografia che c'è in fondo, perché quella è la solita biografia delle opere che ci sono. Ho riproposto lo schema perché il fatto che su un'opera così unitaria, potremmo dire quasi del tutto unitaria, c'è qualche problema per qualche capitolo, va bene, come il racconto, il romanzo di Giuseppe, il fatto che abbiano imparato diverse voci, è un valore perché sono diverse ricchezze di lettura, però può far perdere il senso dell'unitarietà del romanzo. Mentre se uno legge il ciclo di Abramo e di Giacobbe, il ciclo di Abramo certamente sono episodi, uno legge, ecco. Già il ciclo di Giacobbe c'è una certa maggiore unitarietà intorno al viaggio, no? Ecco, nel caso di Giuseppe invece troviamo di fronte a un testo che è un testo che dovrebbe essere commentato da uno solo in una sola seduta, perché è un romanzo unitario, quindi bisogna fare una full immersion di due giorni e leggerlo, ecco. E va bene. Ecco, dove ci troviamo noi? Noi partiremo, vedete, tra l'atto secondo e l'atto terzo vi è questa, non so come chiamarlo, come si può chiamare, insomma, questo testo, i figli di Israele in Egitto, 46:1-27. Dopodiché inizia l'atto terzo, che è quello su cui noi dovremmo stare oggi, e naturalmente faremo una lettura solo per alcune parti, perché sennò evidentemente se dovessimo commentarlo tutto, ecco. E seguita dalle benedizioni di Giacobbe, che però vedete si pongono come un testo particolare per il suo carattere, poi adesso vi spiego comunque, e poi infine c'è l'epilogo, che atto terzo e epilogo hanno lo stile narrativo, come per tutti gli altri capitoli che abbiamo visto, mentre invece i figli di Israele in Egitto e le benedizioni hanno un carattere particolare. Quindi ricevo un romanzo unitario che però ha dentro dei testi, delle parti scritti con stili diversi.
E vediamo, partiamo dal capitolo 46, che è un capitolo un po' diverso come stile dagli altri. Però diverso dagli altri capitoli del racconto o romanzo di Giuseppe, però in linea con i capitoli precedenti della Genesi. Quindi sicuramente chi ha fatto l'ultima stesura ha voluto creare un aggancio di questo romanzo, che se altrimenti poteva sembrare un romanzo staccato, con un corpo estraneo, ha voluto fare un aggancio con i capitoli precedenti della Genesi. E lo ha fatto in due modi. Anzitutto con i versetti 1-7, che leggo. Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, dove offrì al Dio di suo padre sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele, in questo caso è il nome di Giacobbe, Poi è chiaro quando diventa invece un nome del popolo, ecco, perché Israele, come di Giacobbe, che è. Dio disse a Israele in una visione nella notte, ecco questo tema delle visioni, nella notte ricarica il tema che abbiamo già trovato nei capitoli precedenti della Genesi. Guardate, è molto strano perché in tutto il romanzo di Giuseppe Dio è assente, quasi a dire: beh, la storia, le vicende sono in vostra mano. Non assente perché Dio non faccia niente, ma perché lascia alla libertà umana. In questo caso c'è invece una teofania, per usare il linguaggio che si in linea con quelle teofanie che troviamo nei racconti di Abramo, nei racconti del ciclo di Giacobbe. Beh, Giacomo, come sapete, non ha un proprio ciclo, comunque. Dio disse a Israele in una visione nella notte. Qui Dio si rende presente per la prima ed unica volta nel romanzo di Giuseppe. Perché si rende presente? Continuiamo un momento la lettura. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani. Poi c'è l'esecuzione di quello che Dio ha detto. Ma la cosa interessante è questa: perché Dio interviene a dire a Giacobbe non temere di scendere in Egitto? Beh, credo per due motivi. Il primo è intrinseco alla Genesi, perché in Egitto vanno Abramo e Isacco in seguito alla carestia. Ma questi racconti di andata in Egitto, come ben sapete, perché li abbiamo già gustati, si risolvono in un modo piuttosto fallimentare. E allora l'Egitto, è chiaro che Giacobbe ha una perplessità ricordando queste esperienze degli antenati. L'Egitto è un luogo pericoloso e Giacobbe, il lettore, ha bisogno di essere rassicurato. Come? Giacobbe va in Egitto. Non dimenticate che quando vengono scritti questi testi la liberazione dell'Egitto è già avvenuta e probabilmente anche Esodo è già stato scritto. Soprattutto i profeti sono intervenuti più volte per dire: non dovrai tornare in Egitto, perché in Egitto è la casa della schiavitù.
E allora, ecco, questi due motivi spiegano perché Giacobbe ha bisogno di essere rassicurato da un intervento divino. Non temere di scendere in Egitto. Potremmo aggiungere, il narratore ce lo fa immaginare, è finissimo, perché dice, lascia uno spazio al lettore, vedete, se dicesse tutto, il lettore non può più lavorare di fantasia, che è la cosa peggiore, perché viene ucciso il lettore, non ha più una possibilità di azione. Invece una narrazione che ha un valore artistico, una vera narrazione, deve interpellare il lettore, il quale deve dire, non temere di scendere in Egitto, ecco, nonostante quello che è capitato ad Abramo, nonostante quello che è capitato ad Isacco, nonostante quello che è successo in Egitto, dall'Alto d'Esodo, nonostante quello che è successo ai profeti, ecco, vedete, ecco, il narratore lascia uno spazio. Vi sottolineo queste cose perché di solito non si fa, io mi pongo proprio nell'ottica di una lettura esegetica narrativa. E allora vedete, c'è un gap che richiede di essere riempito. Da chi? Dal lettore, che deve fare un esercizio di chiedersi ma perché? Anche se la promessa continua, io ti farò tornare, quindi doppiamente rassicurato, perché io scenderò con te in Egitto, questo è molto forte, perché Dio scende in Egitto, quindi qui c'è dentro, allora Dio non è solo il Dio di Israele, è il Dio che può andare addirittura in Egitto. Pensate che Ezechiele, per rassicurare i suoi, che dicevano, per poi dire ci hanno vinti, vuol dire che il loro Dio Marduk è più potente del nostro Dio Donai. E in Israele, Ezechiele racconta quella visione della Shekinah, modo per parlare della presenza di Dio, che va con gli esiliati in Egitto, in Babilonia. Ecco. Questi punti sono interessanti perché aprono la strada al monoteismo. Per tanto tempo in Israele c'è stata una monolatria, la ritroviamo ancora delle tracce, quando nei Salmi, per esempio, il Signore convoca l'assemblea degli dèi, perché Israele per parecchio tempo ragionava così, ogni popolo ha il suo Dio, noi abbiamo Adonai, dobbiamo adorare solo lui, monolatria. Solo successivamente, ma in epoca abbastanza avanzata, Israele arrivava a dire no, gli altri sono dei falsi, l'unico Dio è il nostro Dio, che è il Dio di tutti. Ecco, Dio che può andare in Egitto, ha il passaporto diplomatico per andare in Egitto, per andare in Babilonia, perché è il Dio di tutti, ed è il Dio di tutti perché è il Dio creatore, non è solo il Dio liberatore di Israele, ma il Dio creatore. Ma a questa scoperta Israele giunge nell'epoca dell'esilio, con quella scuola isaiana e poi soprattutto con i primi 11 capitoli del libro della Genesi. Ecco, questa è la, e quindi qui siamo rimandati per un momento allo stile degli altri, dei cicli di Abramo e di Giacobbe, e mettiamo anche Isacco che pur avendo un ciclo importante, in cui Dio in alcuni momenti interviene per rassicurare o per promettere. Anche qui comunque c'è una promessa, di certo ti farò tornare. La seconda elemento che diversifica questo capitolo dal romanzo di Giacobbe e che però lo mette in stile con il libro della Genesi è il fatto che troviamo subito dopo, in 8:26, un elenco di coloro che sono scesi in Egitto.
praticamente un censimento di coloro che sono usciti dall'Egitto, un censimento che ha un parallelo nel capitolo 26esimo di Numeri. Due elenchi che vogliono sottolineare che la promessa del versetto 3, laggiù farò di te un grande popolo, è una promessa che si attua veramente. Entrarono in Egitto 70 persone, 70, 75 perché interpreta diversamente alcuni nomi di sdoppio, eccetera. Ne escono 601.730 uomini, come dice il 26. Ecco, questi elenchi, guardate che sono importanti, per noi possono sembrare una cosa noiosa, in realtà sono molto alpine le cosiddette Toledot. Sono le Toledot, sono le genealogie, segno che veramente la benedizione di Dio, sorgente di fecondità, si espande. Entriamo nell'atto terzo. Beh, ci si aspetterebbe che l'incontro di Giacobbe con Giuseppe sia un momento descritto con caratteri particolarmente toccanti. In realtà non è il centro del romanzo, perché il centro si sposta su un altro incontro a livello politico con Faraone. E infatti guardate lo schema come è strutturato: l'incontro di Giacobbe con Giuseppe, istruzioni di Giuseppe per l'incontro con Faraone, i fratelli sono ricevuti dal Faraone, l'incontro di Giacobbe con il faraone e la conclusione. Beh, certo che qui siamo un po' nella fantascienza, che pensare che il faraone d'Egitto incontri un tipo beduino, cioè, insomma, non va bene tutto, anche adesso non è mica facile essere ricevuti da un sultano o da... Però chiaro, qui siamo nel conto che immagina la grandezza di Israele, eccetera. È un modo di raccontare che vuol sottolineare l'ebreo, leggendo questi racconti, dice: guarda un po', il nostro antenato è stato ricevuto da Faraone. È stato ricevuto, sono stati ricevuti dal Papa, hanno avuto un incontro col Papa, con qualche sovrano, non so, con Trump non è che valga molto la pena, visto la levatura comunque, ecco. C'è un po'. Il racconto, l'incontro fra Giacobbe e Giuseppe è, narrato in termini stringatissimi, come potete vedere leggendo il testo. Giuseppe va incontro al padre, è un abbraccio, la breve parola del padre, Giuseppe va incontro al padre, lo abbraccia e piange. Perché la terra di Goshen? Qui Giuseppe deve mettere in mostra la sua capacità diplomatica. Goshen è una provincia di confine e come le province di confine sono state strategicamente importanti da difendere. Però qui Giuseppe fa leva sul fatto che gli egiziani aborriscono un po' il mestiere della pastorizia. E allora dice: va, non sono pastori, mettiamo un po' i margini del paese. Dice il testo. Ecco, il testo ebraico è un po'
difficile, probabilmente un po' forse corrotto in qualche... mentre il versetto 5 è molto più chiaro nel 70. E tra l'altro poi noi la 70 la leggiamo tenendo presente che non solo è una versione del testo ebraico fatta da Alessandria d'Egitto, nel caso della Torah nel III secolo, gli altri corpus dopo, nel III secolo, ma anche perché ormai gli studiosi sono abbastanza concordi nel dire che la 70 ha tradotto un testo ebraico che non è proprio esattamente in tutto il nostro testo masoretico, cioè il testo che noi oggi leggiamo, testo ebraico, quello vocalizzato nel VI secolo dei masoretti e quindi vocalizzato e puntualizzato con tutti i segni della cantillazione, eccetera, dei masoretti, ma un testo un po' diverso. Che cosa ha spinto questo? Beh, c'erano le differenze nella 70, alcune aggiunte, in qualche caso anche abbastanza rilevanti, l'ordine dei capitoli, l'ampiezza dei capitoli. Solamente che questo, fino alla metà del secolo scorso, era interpretato dicendo, almeno da parte degli ebrei, eh sì, la 70 ha, così ha parafrasato molto interamente il testo ebraico. Quindi veniva quasi considerata come una specie di Targum in greco. In realtà la scoperta è venuta inizialmente, poi negli anni dopo, tutto nel 1947, dei manoscritti di Qumran, che ci hanno dato un testo di 1000 anni più antico dei manoscritti fino allora conosciuti, ci ha fatto vedere che i testi trovati a Qumran sono una versione un po' diversa del testo masoretico e sembrano la versione che avevano presente i 70, che quindi sarebbero testimoni di un altro testo ebraico. Segno che c'è stato un lavoro fino a quando sono entrati nel canone i libri, in presenza di un doppio. Ecco perché in alcuni casi è non solo legittimo, ma anche utile rifarsi alla 70. Faraone disse a Giuseppe che si stabiliscano pure nella terra di, nel greco non è detto Goshen, ma Gesen, di tradurre in greco il nome. Se credi poi che fra loro vi siano uomini capaci, mettili a capo delle mie greggi. Insomma, è una cosa. Giacobbe e i suoi figli andarono in Egitto da Giuseppe e Faraone, re d'Egitto, ne ebbe notizia. E Faraone parlò a Giuseppe dicendo: tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da me. Vedete, il testo è molto più chiaro rispetto al testo ebraico masoretico. Siamo nel terzo atto e qui non è che possiamo leggere, anche perché tra l'altro il racconto è di compressione abbastanza immediata e abbiamo, credo, il momento più interessante è quello che troviamo nel capitolo 47, versetti 27-31, perché ti presentano questa situazione. Beh, i figli di Giacobbe si sono stanziati nella provincia di Goshen, non proprio come stranieri, perché hanno un certo compito, quindi si avvicina il momento della morte
di Giacobbe. Ed ecco che Giacobbe fa venire a sé Giuseppe per imporgli con giuramento l'obbligo di seppellirlo nel sepolcro dei padri, la grotta di Macpelà, dove erano stati sepolti Abramo, Isacco, Sara, eccetera, non in terra egiziana. E Giuseppe giura. Giacobbe, come i suoi padri, abiterà la terra promessa, ritornerà ad abitare la terra promessa, ma solo con la sua morte. Il testo che noi abbiamo di fronte è un po' strano, perché sembra che Giacobbe sia a letto e a letto faccia una prostrazione. Beh, non è tanto facile immaginare che una persona anziana, morente, eccetera, faccia una prostrazione, ma probabilmente leggendo con attenzione c'è stata forse una confusione tra Matte, che è il bastone, e Mittà, che è il letto, e potrebbe essere molto verosimile che Giacobbe si appoggi sul suo bastone, un bastone che dà lì i piedi del letto, ecco. Non mi soffermo, perché devo tenere presente, è interessante la scena, ma lo sottolineo solo, che Giacobbe adotta, per così dire, i due figli di Giuseppe, Efraim e Manasse. Io non so perché la Bibbia ci abbia posto l'accento su Efraim, tutti i lettori dicono Efraim, perché è un duale ebraico, perché storpiare le parole. Lo leggo Efraim, se voi però lo fate nella celebrazione, qualche prete è abbastanza ignorante, ma se ne trovano molti, mi dice: vediamo l'accento, ci sono quelli della CEI, ma la CEI non può cambiare gli accenti delle lingue, no, a questo punto, cioè, parla, possiamo. E cosa c'è di interessante in questo racconto? È che, come è già avvenuto altre volte, Giacobbe rivive un po' l'esperienza. Lui non era il maggiore, il primogenito era Esav, che noi traduciamo Esau, però è Esav. E quando gli presenta i due figli, Giacobbe dovrebbe porre la mano destra, la prima, segno del primogenito, su Manasse e la mano sinistra su Efraim. E invece cambia, pone la mano destra su Efraim e la mano sinistra su Manasse. Giuseppe pensa che il padre sia un po', ma non si sapeva loro che stiamo ad alzare, forse non è ben chiaro, eccetera. E dice: no, questa è la scelta. E dietro, evidentemente, tenete conto che non abbiamo cronache di racconti, ma tentativi di spiegare ciò che poi era avvenuto nella storia, quando di fatto delle tribù del nord, la tribù che aveva avuto un predominio, tanto che in genere per parlare del regno del nord si parla di Efraim, perché è la tribù che aveva assunto un peso maggiore. E qui si vede il racconto eziologico per spiegare che di fatto c'era un motivo per cui Efraim diventasse la tribù più importante. Vi è un altro, questo versetto, in questa parte qui della benedizione dei tuoi figli, dei due figli di Giuseppe, anche questo riprende un po' le trame delle benedizioni patriarcali. Quindi non solo nel capitolo 46, ma anche qui abbiamo una ripresa di un tema tipico della Genesi, la benedizione del padre sul figlio primogenito. Giacobbe, versetto 3, disse a Giuseppe:
Dio onnipotente, come in ebraico c'è El Shaddai, che proprio non vuol dire onnipotente, è un nome arcaico di Dio, intraducibile. Uno può ricorrere a fare due o tre ipotesi, però quando ha fatto tre ipotesi dice sono ipotesi. Però sta di fatto che questo nome di Dio è ripreso per esempio nel libro di Giobbe, Shaddai. Apparve a Luz nella terra di Canaan e mi benedisse dicendomi: ecco, io ti rendo fecondo, ti moltiplicherò e ti farò diventare un insieme di popoli e darò questa terra alla tua discendenza dopo di te in possesso perenne. Ora i due figli che ti sono nati nella terra d'Egitto prima del mio arrivo presso di te in Egitto li considero miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone. Invece i figli che tu avrai generato dopo di essi apparteranno a te. Saranno chiamati con il nome dei loro fratelli nella loro eredità. Quanto a me, mentre giungevo da Paddan, tua madre Rachel, mi morì nella terra di Canaan durante il viaggio, quanto mancava un tratto di cammino per arrivare a Efratà, e l'ho sepolta lungo la strada di Efratà, cioè Betlehem. Ecco, e qui si vede che vi è certamente un'assonanza tra Efratà ed Efraim, vi è forse anche la volontà politica di equilibrare le due mogli, Lea, che aveva generato Ruben, Simeone, Levi e Giuda, figlio del sud, e Rachele, Rachel, che aveva generato Giuseppe e Beniamino, e fra i Manasse figli di Giuseppe, non generati da Rachele, quindi manda Giuseppe, che facevano a coloro che era toccato in sorte il regno del nord. Ecco, quello che è interessante qui è questo, che entrano nella linea genealogica, perché il fatto che li adotti Giacobbe, che è l'eponimo, adotti i figli di Giuseppe che erano nati da Giuseppe e da una donna egiziana. Vedete che i particolari universalistici sono presenti anche in tanti passaggi che non sottolineiamo. Già Mosè, piano, ecco, questo dovrebbe portarci a rileggere con una certa attenzione anche dei passi che per esempio invece sembrano razionalistici. Ecco, leggere la Bibbia tenendo presente gli altri testi è fondamentale. Io ho fatto un esempio in questi tre martedì in cui ho commentato il libro delle Lamentazioni all'Università Cattolica, facendo vedere che se uno si ferma al libro delle Lamentazioni, nonostante alcuni tentativi ostinati da alcuni esegeti di vedere che anche nelle Lamentazioni c'è dentro una speranza, una prospettiva di perdono, eccetera, 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 in realtà, a parte un'apertura nel poema terzo, però il povero lettore della Bibbia 6 non può capire perché è tradotta in un modo orrendo. Il libro delle Lamentazioni, nella stessa che ho dato, l'ho tradotto io, perché nel capitolo terzo è fondamentale per poter cogliere. Bene, per trovare Dio non parla, è inutile voler trovare una parola di Dio. Perché parla la Bazion, parla il poeta, parla quel misterioso Geber, uomo sofferente, che credo sia, meno secondo quello che finora sono riuscito a capire, un po' l'antenato del Eved Adonai, del servo, parla la comunità, ma Dio non pronuncia una parola. Penso, se uno va
nei testi della seconda parte del libro di Isaia, in particolare al capitolo 49, trova quelle risposte che nel libro delle Lamentazioni invano cerca. Ecco, ma è importante che resti anche un libro delle Lamentazioni in cui Dio è sperimentato come un nemico ostile, e di fronte alla sofferenza del popolo non dice niente. Non è l'unica e l'ultima parola, però è la parola che c'è, per dire che ci sono situazioni della vita in cui uno può vivere, chiamato a vivere, un'esperienza di questo tipo. Questo lo richiamavo qui per dire l'importanza di non fermarsi davanti a alcuni testi, perché devono essere letti alla luce di altri testi. La tradizione ebraica chiamava questo procedimento il Remes, riferendosi a quella è un po' anacrostico, il pardes, parola persiana che vuol dire giardino, che è presente tre volte nella Bibbia e che poi la tradizione ebraica indicherà i tre passaggi con cui si riesce a trovare la parola nascosta nel testo. Poi, anche se con qualche cambiamento occidentalizzante, entreranno nella lezione divina cristiana. Questo è molto importante da tenere presente, proprio perché altrimenti noi di fronte a certi testi della scrittura restiamo lì così, o cerchiamo un appiglio, oppure diciamo questo testo lasciamolo via, perché ecco... perché c'è detto una scena di guerra, come la guerra non facesse parte della storia dell'umanità. Non dobbiamo far proprio gli scandalizzarsi quando le guerre, e più di più le guerre sono state tutte praticamente, hanno avuto dei motivi religiosi, pseudo-religiosi, perché non sempre si è mai di fatto motivi religiosi. Quindi, ecco, vorrei a questo punto, perché qui il tempo volge alla fine, fermarmi un momento sulle cosiddette benedizioni di Giacobbe, perché questo testo, il capitolo 49esimo, conosciuto come le benedizioni di Giacobbe, in realtà è una raccolta di detti, proverbi tribali, ancestrali, che gli autori di Genesi hanno abilmente collocato a termine della storia di Giuseppe, dopo il testamento del padre Giacobbe, prima dell'epilogo. Direi, la forma non è unica nella Bibbia, perché ha dei paralleli con l'importantissimo capitolo delle benedizioni di Mosè, Deuteronomio 33, che è certamente un testo anteriore a questo della Genesi, che pure è un testo che rivela tratti di antichità. E in una forma, certamente anche se meno completa, però certamente interessante, al canto di Deborah, in Giudici 5, un bel canto, un testo piuttosto difficile, ricordo averlo commentato in Israele sul Tabor, perché è vero che il Tabor ricorda la trasfigurazione, volevamo ritirarlo con gli ebrei e ho preferito scegliere questo racconto di Deborah che è collocato nella zona del Tabor. Beh, questo testo è praticamente un annuncio di quello che sarà la storia delle 12 tribù, con dei giudizi pesantemente negativi sulle tribù che l'hanno meritato, tribù di Ruben, per esempio, che tra l'altro scompare molto presto dalla storia, ma anche, per esempio, la tribù di Levi. E quindi vuol dire che questo testo ha tratti di antichità, perché vuol dire che Levi non aveva ancora i privilegi
assunti quando sarà visto come il capostipite della classe sacerdotale. Chiaro, questo testo è certamente anteriore all'epoca esilica, questo passaggio, non dico solo questo passaggio, ma questo passaggio, perché è inimmaginabile che nel ritorno post-esilico, quando il sacerdozio assume praticamente quello spazio, quel margine di autonomia lasciato dall'impero persiano, comunque lo assume il sacerdozio, Giosuè, ed è impensabile che Levi fosse visto alla stregua degli altri. Noi ci soffermiamo solo su due passaggi, quelle che riguardano Giuda, perché è un testo che di fatto è importante, perché a Giuda viene assegnato un primato. E il testo di Giuseppe, che è difficile da tradurre, è molto bello poeticamente, ma come i testi poetici, trasporre in un'altra lingua è un'impresa. E allora leggiamo un momento le parole che riguardano Giuda, siamo al capitolo 49, versetti 8-12. Guardate che questo testo viene letto nelle ferie prenatalizie, evidentemente riportando l'interpretazione cristiana decisamente messianica. Ma vediamo il testo cosa dice. Cerchiamo, perché il testo è in qualche punto non è di facile interpretazione. Infatti ci ho lavorato anche parecchio per cercare di capire qualche cosa. Vediamo. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. L'assonanza tra Yehuda e Odu. La tua mano sarà sulla service dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda, dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Beh, fin qui si può capire. Giuda è superante, eccetera, non si è accovacciato. Poi ecco il passaggio che è stato: non sarà tolto lo scettro, eseguì scettro, shift, da Giuda, né il bastone di comando, Makohek, tra i suoi piedi. Scettro di un primato, scettro e bastone di comando sono sinonimi. Difficile invece la seconda parte: finché verrà, in ebraico abbiamo Shiloh, segue il testo, poi mi cerco di spiegare, a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Poi il racconto, la promessa va avanti, ma qui non pone, lega la vita al suo asinello, è un indice di un rifiuto di ogni forma di violenza, i denti più bianchi del latte, eccetera. Il passo è questo, finché verrà, perché basandosi sulla versione della vulgata latina, la leggo: non ne offeretur sceptrum de Iuda et dux de femoribus eius, donec regnat qui mittendus est, et ipse erit expectatio gentium. Questo lo trovate nelle antifone in O, eccetera, della liturgia, cioè quindi sono testi entrati nella letteratura liturgica.
Questo Donne in Media qui, mittendus est, colui che deve essere inviato, e lui sarà l'atteso delle genti. Chiaro che qui Agata fa una lettura tipicamente messianica. Non si pone, non si è posto il problema di dire ma Giacobbe fa fare una lettura di questo tipo, di fatto è così. I riferimenti però messianici, Gerolamo, autore della Vulgata, che era tutt'altro che uno sprovveduto, era quello dell'ebraica Veritas, sarà un litigio molto forte tra Ambrogio e Gerolamo, e Gerolamo diceva di Ambrogio che si metteva le penne del pavone, si pavoneggiava perché faceva le omelie copiandole da Basilio, eccetera. E ti pare, no, questi litigi erano anche tutto. Gerolamo aveva di fronte i Targum. E qui è interessante vedere, perché sia il Targum di Onkelos, sia il Targum Neofiti, sia il Targum Pseudo Jonathan, che sono i Targum sulla Genesi, tutto quello che c'è, hanno un'interpretazione messianica. Una ragione che dice non sarà tolto finché il Messia venga, colui al quale appartiene il regno, e lui le nazioni ubbidiranno. Quindi c'è questo finché, fino al tempo in cui il re Messia verrà. Tutti i Targum. Non è un caso unico che i Targum fanno una lettura messianica. È presente anche in altri testi una lettura messianica, adesso non sto qui a girare, ma questa, direi, i dati in base alle letture, alle versioni che abbiamo. E la 70 che cosa dice? E la 70 ha una versione che è quella poi adottata di fatto, finché verrà colui a cui appartiene, ossia la lettura sarà: non sarà tolto lo scettro da Giuda nel bastone del comando tra i suoi piedi finché verrà colui al quale esso appartiene. Quindi la 70 qui si rifà in questo caso a quello che noi abbiamo nel testo masoretico, se non che il testo masoretico ha due letture, perché Shilo con la E finale come scritto, ma dice il testo nella Masora va letto Shilo con la Vav come Mater Lectionis. E capite che quindi vuol dire che le prime tre consonanti sono sicure, i dubbi sono sulla quarta, la E e la Va, ma c'è qualche somiglianza, manca una gambetta, eccetera, le vocali che siano. E allora che cosa facciamo? Colui al quale esso appartiene. Beh, il testo non fa una grinza da un punto di vista di lettura. Lasciamo finché verrà a Shilo, perché Shilo è anche il nome di una località importante, Shilo, dove c'era un tempio. Ma qui sembra, ecco, che di per sé, certo, con la Vav finale, Shilo potrebbe essere, ma credo che non sia possibile prendere in considerazione per cosa vorrebbe dire. Ecco, c'è un problema, che con una traduzione di questo tipo
non viene salvato il parallelismo tra il primo e il secondo versetto, perché finché verrà colui al quale esso appartiene, a cui è dovuta l'obbedienza, cioè dovrebbe essere un parallelo obbedienza. Secondo, non sono salvate le consonanti del testo masoretico, perché chi traduce colui al quale esso appartiene ha interpretato il testo così: Sher lo. Sulo può andare lo con la Sher è la privazione di Asher, colui al quale, verbo essere non c'è, non viene usato. Però, e qui bisogna cambiare il testo consonantico e cambiarlo proprio senza nessun supporto testuale. Ed è per questo che, nonostante questa traduzione sia diffusa in molti commentatori, c'è qualche studio interessante che parte da due presupposti che io personalmente, non solo io, ma io ritengo importanti. La prima è: il testo masoretico, nel testo masoretico le vocali possono e devono essere cambiate, perché quando sono state inserite, VI, VII secolo dopo Cristo, già l'ebraico aveva assunto un'altra forma e certi passaggi non li comprendevano già più. Quindi le vocali, il testo consonantico, quando è attestato unanimemente, oggi non lo si cambia più, tranne 18 casi che sono però correzioni scribali di corso ferino. Negli altri casi, perché cambiare un testo consonantico? Perché cosa se non c'è l'attestazione? L'altro motivo è questo: nei testi come questo qui, che sono poetici, c'è la legge del parallelismo tra il primo stico e il secondo del distico. Cioè, che fa eccezione nel libro delle Lamentazioni perché di proposito, ma per una scelta ben precisa, invece di usare il parallelismo, usa una forma per cui i due versetti non dicono la stessa cosa, anzi possono dire che delle cose contrastanti, ma è un'eccezione che ha delle motivazioni ben precise. Normalmente invece c'è. Ecco, allora, c'è uno studio di Mohan del 1958 che propone di tradurre così: finché il tributo venga portato a lui e a lui sia dovuta, sottinteso, l'obbedienza dei popoli. In questo caso senza cambiare il testo consonantico, perché chi che cosa legge? Chi legge Shai Lo. Shai è dono, tributo, che a volte vuol dire anche in un contesto religioso, un dono offerto in sacrificio. Shai Lo. Ecco, il testo consonantico non viene cambiato e si guadagna perché di fatto c'è un parallelismo. Il parallelismo è perfetto: finché il tributo venga portato a lui e a lui sia dovuta l'obbedienza dei popoli. Ecco, questo può essere un tentativo. Vi ho fatto un po' un discorso, forse un po' complicato di critica testuale, però è l'unica volta credo di averlo fatto, qui questa. Però insomma, bisogna pur per capire che quindi l'interpretazione messianica ha una sua legittimità, perché di fatto è stata fatta nella tradizione, però non è il senso del testo originario. Quindi non si può accusare gli ebrei di non leggere l'attesa messianica, anche se ci sono dei targum, questo fa un po' un problema.
perché i Targum hanno questa sottolineatura messianica, che verrà il Messia. Questa è una cosa che questa è una cosa interessante, ma siccome in genere dall'esegesi cristiana i testi ebraici non vengono tenuti presenti, perché bisogna dire in genere i biblisti non li tengono presenti i commenti ebraici, quindi di fatto non c'è stato in campo cristiano una ricerca su questi riferimenti messianici. Leggiamo come ultimo poi proprio il metodo, perché siamo proprio un po' tirati, ma erano tanto. Beh, non sono stato io qui su questa dispensa che ho davanti, l'ho arricchita con alcune cose che l'ho messo qui, vabbè, però perché ho lavorato un po' su questo testo che sinceramente non avevo mai affrontato. Gli altri testi del libro di Genesi qui ho detto di solito le previsioni si lascia un po', perché è un testo un po' particolare, non facile, eccetera. Quello che riguarda Giuseppe, ecco, ci sono anche due cose interessanti come supporto al fatto di un riferimento al Messia. In questo testo lo troviamo nel Bereshit Rabba, dove 98, capitolo 98, paragrafo 8, si dice Shiloh è il nome del Messia. Non so in base che cosa, però si trova nel Bereshit Rabba. Ma non solo, ho qui un testo del Targum, trattato Sanedrin 98b, interessante perché nel presentare i diversi nomi del Messia, uno è Shiloh. Rabbi Sheila disse: Shiloh è il suo nome. E dice: si deve leggere finché Shiloh, il Messia, verrà. Interessante gli altri nomi messianici, Menachem. Riferendosi alle lamentazioni, c'è, non c'è la consolazione per lei, en lo, Menachem lo o en Menachem la, eccetera. Menachem dal bo Naham. Ecco, quindi pensate, quindi questo per dirvi anche in alcuni testi ebraici c'è presente questo. I testi ebraici di Pesach, dal punto non è il testo fondamentale. Il testo su Giuseppe in genere è tradotto molto male, perché effettivamente non è facile. Una proposta di una possibile traduzione può essere questa: figlio di una giovenca è Giuseppe, figlio di una giovenca accanto alla fonte, le femmine fremono accanto al toro, l'hanno provocato e colpito, l'hanno osteggiato gli artieri, ma sta saldo in eterno il suo arco ed è viva la forza delle sue mani, oppure del suo membro anche potrebbe essere, per virtù del toro di Giacobbe, per il nome del pastore, la pietra di Israele. Mentre il secondo detto sarebbe interessante, perché c'è questo riferimento ai polare, artisticamente molto bello, non facile però da tradurre, un testo poetico, dal Dio di tuo padre che egli ti aiuti e da El Shaddai che egli ti benedica, le benedizioni del cielo di sopra, le benedizioni dell'abisso Teon che ha covacciato di sotto, le benedizioni di Shaddai e di Raham, le benedizioni del tuo padre che sono più forti delle benedizioni delle montagne eterne e dell'abitazione dei colli perenni, siano sul capo di Giuseppe e sulla testa del principe dei suoi fratelli. Quindi primato a Giuda, però in seconda posizione Giuseppe. E questo credo per cercare di
armonizzare anche un po' il fatto l'importanza del nord e quindi cercare anche un po' un compromesso politico tra... Ecco. Beh, lascio a voi il resto, l'epilogo, la morte, perché effettivamente, capite, sono tante le cose che non si possono parlare a lungo. Potete leggerlo senza problemi. Soprattutto la cosa che sarebbe più importante è dire questa qui: i fratelli, quando muore Giacobbe, dicono: sta attento, Giacobbe è morto, vedrai che adesso Giuseppe si vendica. E allora cosa fanno? Mettono in bocca a Giacobbe una cosa che Giacobbe non aveva detto, non c'è registrata, circa il fatto che appunto avrebbe detto delle parole con le quali assicurava che, ecco, Giuseppe doveva essere benevolo nei loro confronti. Quando Giuseppe sente queste cose qui, ma Giuseppe esprime la sua lettura, ma per la volta c'è, non se ne parla neanche. Dio è colui che si serve anche del male per ottenere qualcosa di bene. E queste parole in bocca a Giuseppe sono poi il senso di questa storia, il senso di una storia in cui obiettivamente il male resta male, il fatto che Giuseppe è stato venduto, però il fatto che Dio sa recuperare anche il male. E questa dovrebbe essere una lettura che per noi cristiani dovrebbe essere familiare, che se di fatto purtroppo non lo è, perché di fatto non è che Gesù Cristo è andato a morire cantando la Marsigliese. La morte del cuore di Gesù, la morte dell'ucciso dell'innocente, è un fatto negativo, resta negativo in tutti i sensi, quindi non deve essere mica portato come modello del dolorismo. Ma Dio sa trarre la vita anche dalla morte. Questo è di carattere sorprendente del Dio biblico.